Buongiorno a tutti, appassionati e spettatori della seconda categoria. Le squadre sono scese in campo e le vedete. Oggi si gioca Gallicano nel Lazio, Fumone Calcio, partita valevole per il girone H, ovviamente, della seconda categoria. Come detto, Gallicano che indossa la classica maglia gialla, mentre il Fumone Calcio gioca in maglia bianca. La partita sta quindi per avere inizio. Il Calcio che prova quindi a ripartire. Palla quindi lanciata in copertura Falchi, e poi infine il pallone è allungato in zona Ienne, che mette giù bene, sullo sguardo quindi ai movimenti dei compagni, e va dentro. È una bella palla, occasione quindi Gallicano, la conclusione che colpisce il corpo dell'estremo difensore. Sala non ha trovato il gol, poi ancora da fuori, si distende e blocca Gatto, e quindi subito pericolosa la squadra di casa. Precedenti, e quindi sicuramente i tiratori del Fumone Calcio non vedono l'ora di calciare. Sempre Malla, affiancato questa volta da Scascitelli. Bonafede intanto dispone la propria barriera a difesa. Ecco il fischio, Malla la fa girare, Bonafede ci arriva e la devia. Sarà quindi corner per il Fumone Calcio, e quindi a calcio di punizione per il Fumone. Può giocare all'indirizzo di Malla, poi al centro per la marra dell'Orco. Suo lancio lungo alla ricerca di Scascitelli, che mette giù e poi appoggia la sfera sulla marra. Cambia campo, Palmieri al volo. Ed è interessante, coefficiente di difficoltà altissimo, palla alle stelle. Ci siamo, sta per avere inizio la seconda frazione di gara. Tra il Gallicano, ovviamente, il Fumone, il punteggio per il momento è ancora fermo sullo 0-0. Primo tempo molto equilibrato tra le squadre in campo, con gli ultimi istanti in cui il sole ci darà dei problemi. Sta per tramontare, quindi a breve potremmo godere della piena visione del campo. Seconda frazione di gara sta quindi per avere inizio, e sarà rimessa laterale in favore del Fumone Calcio, che mantiene il possesso del pallone. Quindi si va da Malla, che poi esce dai raggi del sole, fa apparire questo pallone adesso in area di rigore, ed ecco il gol del vantaggio firmato da Costa, che ha trovato lì la palla, non ci ha pensato due volte, ed è quindi 1-0 Fumone Calcio. Si gioca, palla in avanti alla ricerca di Ienne, fermato allora Costa, arpiona e può giocare la palla in avanti. Non buca l'intervento Marius, e quindi la palla è su per Sala, che può arrivare, non gli viene concessa la conclusione dell'Orco. Sempre attento fin qui, ci mette il piede e salva. Una riconquista della squadra in maglia bianca, con Ben Kimla che non fa poi tanti metri. Gallicano ancora che può gestire il possesso del pallone con Bonafede, palla al centrocampo, sbaraglia, adesso può salire un po' di campo, va ad imbucare per l'ottima manovra da parte di Giudice, che poi esagera forse, ma si prende un buon fallo. Qui Giudice li ha saltati tutti uno dopo l'altro. Gallicano che prova a riempire l'area di rigore, palla quindi giocata al centro, Malla chiude ancora in rimessa, e quindi ancora possesso per il Gallicano. Sempre Lelli, portato una rimessa molto lunga, vuole il cuore dell'area di rigore, palla che arriva adesso, vediamo, esce Gatto, palla che rimane lì, allora Bonafede gira, il pallone è deviato ed esce in corner, occasione Gallicano con Bonafede. In realtà è molto equilibrata, anche piuttosto chiusa, difficile trovare spazi da una parte e dall'altra, ci è riuscito fin qui il Fumone con Costa. Allora parte il cross, bello al centro Costa, e poi la palla entra in porta. Un bel po' di sfortuna per Marius, che di fatto infila il proprio compagno. Va a esultare comunque Costa, ma la cosa importante è che il punteggio è 2-0 per il Fumone. E Bonafede, palla difficile da gestire, rimane in campo, Ienne pure si impegna per proteggerla,
direttore di gara che assegna il corner e quindi può salire il Gallicano, può continuare a crederci la squadra di casa. Parte il cross, è buono al centro e c'è un grandissimo gol di Ferretti, 2-1, e chissà se possa essere il primo di tanti. Ferretti riporta il pallone al centro, 2-1, e quindi è calcio di punizione per il Fumone, con la partita che piano piano si avvicina al suo termine. Gatto va profondo, Damiani di petto su Saturno, palla però gestita dal Fumone, allargata poi per Scascitelli che conclude, palla che finisce sul fondo. Forse l'ultimo di questo match, conteso ancora tra le due squadre, poi Malla spazza e arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, non ce l'ha fatta il Gallicano. Partita che termina sul 2-1 per il Fumone Calcio, che quindi guadagna 3 punti quest'oggi. Io quindi mando un saluto a tutti, spero vi siate divertiti.